Salve a tutti e grazie di essere qui. Come state? Mi auguro meravigliosamente. Mi scuserete per il ritardo nell'uscita di questo video, ma è stato un periodo veramente incasinatissimo tra un botto di lavoro, corsi, traslochi e quant'altro. Alla fine però ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E vorrei riprendere, allacciarmi quindi al video precedente per continuare questa serie, quindi vorrei trattare oggi per l'appunto le quattro sessioni settimanali di allenamento, l'organizzazione delle quattro sessioni settimanali di allenamento, sempre in ottica ipertrofia, e magari nel prossimo video approcciarmi con voi alle cinque split. Facciamo una piccola introduzione. Per quanto riguarda le quattro sedute di allenamento settimanali, perché se sono mensili c'è qualche problema, a mio parere veramente rappresentano un'ottima via di mezzo sia per un intermedio sia per un avanzato, a patto che logicamente questo sappia spremersi e di base abbia una piccola preferenza per quanto riguarda l'allenamento a una determinata intensità piuttosto che buoni volumi, ecco, perché altrimenti sarebbe sicuramente meglio, in un'ottica di progressione degli stessi, spalmarli su cinque sedute. Personalmente mi trovo molto bene con questa frequenza di allenamento, avendo di base delle sedute con un buono stimolo meccanico, e di conseguenza anche a necessità di recupero a livello sistemico che vanno al di là, ecco, del semplice recupero a livello muscolare. Altrimenti, un'altra bella soluzione, magari questo può essere riapplicato già a partire da questo video, utilizzare una frequenza che non tenga conto dei giorni settimanali. Bensì si vada a strutturare alternando X giorni di allenamento e X giorni di recupero. Ad esempio, con questa frequenza anche mi trovo veramente tanto tanto bene. Quindi 2 giorni di allenamento, 1 giorno di recupero significa alternare settimane da 4 sessioni e settimane da 5 sessioni. Particolarmente gradita, ecco, anche in un periodo nel quale possiamo usufruire della nostra home gym, ecco, a prescindere che si tratti di sabato, domenica e quant'altro. È logico che se avete dei giorni in cui proprio non potete allenarvi, questa frequenza diventa un pochettino difficile da gestire. Allora, come potrebbero essere ripartiti 4 allenamenti a settimana? Beh, dipende molto dalle necessità. Io, per esempio, reputo che un upper lower possa essere veramente, veramente, veramente un'ottima soluzione, soprattutto per tutti coloro che hanno necessità di colpire maggiormente la parte inferiore del corpo. Sì, perché sia l'upper sia il lower verrebbero toccati 2 volte a settimana, però in una sessione di upper ci deve stare petto dorso deltoide di braccio, mentre nella sessione di lower, insomma, si gioca tutto quanto sugli arti inferiori. Come strutturare queste 4 sedute? Io personalmente eviterei di riproporre la stessa sessione di upper e la stessa sessione di lower 2 volte a settimana. Una buona base di partenza potrebbe essere differenziare la prima seduta di upper dalla seconda e la prima seduta di lower dalla seconda. Un buon modo per farlo è andare a differenziare gli stimoli, quindi magari la prima sessione di upper basata su stress meccanico neurale, rep goal medio bassi, quindi un numero di ripetizioni contenuto, prevalenza di multiarticolari, recuperi dilatati e di conseguenza uno stress meccanico di base. Quindi upper 1, aspettate che parto
parlare, registrare un video mentre scrivere non è proprio la cosa più semplice del mondo. Mentre si può poi riproporre la stessa cosa per l'upper 2 e lower 2 andando a cambiare un pochettino le carte in tavola. Quindi uno stress metabolico di base che si concretizza attraverso rep goal medi oppure medio alti, la presenza principale di esercizi secondari. Io parlo di esercizi secondari riferendomi principalmente a esercizi sempre multiarticolari, ma a catena aperta, e esercizi di isolamento, quindi monoarticolari, recuperi incompleti. Questo è veramente un ottimo modo per cominciare a differenziare le cose. Per esempio, vi ritrovereste la prima sessione di upper con panca piana bilanciere, sto sparando, rematore bilanciere, military press, trazione alla sbarra, dips e un curl con il bilanciere. Mentre nell'upper 2 e in questa sessione, nella sessione che vi ho appena descritto, magari ci muoviamo su un rep goal che va dalle 5 alle 7, 8 ripetizioni, riposando e cercando un aumento, ecco, di performance in termini di carichi utilizzati, mentre nell'upper 2 andiamo, non so, di chest press o spinte manubri su inclinata, rematore manubrio, lat machine, lento avanti manubrio, shoulder press, alzate laterali e magari un superset tra push down e hammer curl. Lo stesso si può fare per lower 1 e lower 2, quindi nella prima sessione di lower squat, leg press, stacchi rumeni e chi più ne ha più ne metta, mentre nella lower 2 si va più su dinamiche che vadano a prediligere esercizi di isolamento, leg curl, leg extension e rep goal medio-alti. Un altro modo per differenziare sempre questa tipologia di split è dare la preferenza in una sessione a determinati gruppi muscolari. Per esempio, non so, possiamo fare un upper 1 con prevalenza di pull, quindi di stimoli in tirata, quindi tocco comunque tutta la metà alta del corpo, però do input maggiori a back, quindi al dorso e ai bicipiti, mentre l'upper 2 con prevalenza di push. Lo stesso si può fare con il lower, dove da una parte avremo nel lower 1 uno stimolo prioritario sui quadricipiti e nel lower 2 femorali. Ok? È logico, anche qui bisogna stare attenti perché, ragazzi, esiste sempre un recupero localizzato e un recupero sistemico. Se diamo prevalenza al dorso nel primo upper, al petto nel secondo upper, ai quads nel primo lower, ai femorali nel secondo lower, ma meniamo sempre duro con le resistenze, arriveremo a un certo punto che il sistema nervoso centrale è fritto in pastella. Lo stesso principio si può applicare a questa tipologia di split. Quindi push 1, pull 1, push 2, pull 2. Questo è molto interessante per chi ha necessità di colpire maggiormente la metà alta del corpo. Volendo, questo push e pull si possono inserire tranquillamente le cosce. Quindi magari nella push mettiamo i quadricipiti, nella pull mettiamo i femorali. A nostra scelta possiamo decidere se inserire le cosce soltanto in due sessioni oppure in ogni seduta. Quindi mettiamo che siamo veramente portati sugli arti inferiori, faremo una sessione di push e una sessione di pull solo per l'upper, mentre nella seconda sessione di push e nella seconda sessione di pull metteremo anche il lower. Molto molto buona anche questa dove
Avremo magari una sessione di full basata principalmente su questi esercizi, quindi ci faremo, non so, torniamo sempre alla proposta di prima, panca piana bilanciere, rematore bilanciere, military press, trazioni, dips e curl, tutti quanti con un rep goal e squat anche perché è una sessione di full. Tutti con un rep goal molto contenuto, mentre nella sessione di push pull e legs andiamo a dare uno stimolo più muscolare, toccando meno i sistemi e dando in input più metabolici. Io mi auguro che tra l'altro il flusso di parole sia recepito. A volte utilizzo dei termini, in verità sono molto semplici, però nel caso in cui non vi sia chiaro qualcosa, scrivetemi tranquillamente nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. O se mi scrivete nella mail, meglio ancora. Allora, quanto siamo di registrazione? 10 minuti. Cerco un attimino di stringere con i tempi e vi voglio far vedere nel pratico una proposta di lavoro, perché di questa tipologia di ispezione possono fare veramente tante, magari per un avanzato che riesce comunque a dare degli input molto importanti a livello muscolare, si potrebbe addirittura utilizzare quella che io chiamo una monofrequenza accelerata. Quindi una push-pull legs, push nella settimana 1, che nella settimana 2 comincerà con una pull. Quindi un gruppo muscolare che non viene toccato ogni 7 giorni, ma ogni 5. Un modo per accelerare le cose. Ma veramente di opportunità ce ne sono mille, magari anche un mix tra upper, lower, push, pull, un'infinità. Quello che vi voglio far vedere adesso è probabilmente uno dei fattori più difficili da gestire e affrontare in relazione all'allenamento. Nel senso, io ho finito un protocollo. Fantastico. Che faccio poi? Cioè, come vado a incatenare la seconda programmazione sulla prima? Quali sono i principi che mi devono un attimino guidare nella struttura dell'allenamento? È difficile se la si vede in questa maniera, se si vede come cambio di protocollo, se invece si vede come evoluzione, scusate, della programmazione, le cose sono molto più semplici, molto più semplici. Queste che vi sto per far vedere sono delle slide che utilizzo per la docenza con corsi eventi for sport, quindi è materiale didattico che vi faccio un pochettino vedere, anche perché ho utilizzato queste slide per fare un bel post su Instagram che vi lascio qua giù in descrizione. Questa scheda la trovate lì. Allora, qui sono tre, si vede? Ok, si vede perfetto. Ottimo. Sì, sono tre protocolli concatenati tra di loro. È lo stesso programma che si evolve in base a necessità differenti. Quindi, qui avremo una sessione di upper pesante, come vedete, panca piana bilanciere, rematore bilanciere, military press, trazione e dips, e una sessione di lower pesante, calf per mobilizzare la caviglia prima delle accosciate, squat, leg press, stacchi rumeni, hack squat e affondi. E sessioni di push e di pull invece più metaboliche, quindi panca inclinata con manubri, crossover, chest press, alzate laterali, shoulder press, skull crusher per i tricipiti e leg extension. Come vedete ci sono legami anche qui. Deadlift o stacco rumeno, trazione a corpo libero, rematore con manubri o lat machine, curl e leg curl. Il rep goal qui si alza, siamo su una media di 10-12 ripetizioni per esercizio, massimo numero di ripetizioni per le trazioni a corpo libero e così via. Però ci sono dei rimandi anche allo stimolo meccanico neurale. Per esempio, nelle spinte con manubri su inclinata abbiamo due top set da 6-8 ripetizioni. Ci ho fatto un video, andate a spulciarvelo nel caso in cui la terminologia vi risulti nuova, e un back off da 10-12. Anche qui, nello stacco, una serie da 5-7 e due da 8-10.
Come vedete, il 50% del lavoro è di tipo meccanico, il 50% è di tipo metabolico, un ottimo mix. Ma se io volessi fare un passo avanti e dedicarmi in maniera più specifica a un input ipertrofico, con questa scheda, come farei? Così. Come vedete, da upper lower push pull, pesante pesante, volume volume, sono passato ad una full push, pull, legs. Come vi ho fatto, come vi ho descritto per l'appunto prima, una delle possibilità. Nella full abbiamo rematore bilanciere, panca piana bilanciere, rematore bilanciere, military press, trazioni, squat e un leg curl in rest pose. Mentre nelle altre sessioni abbiamo uno stimolo marcatamente più metabolico, senza però tralasciare anche qui un'attivazione dei sistemi. Quindi, sempre spinte manubri su inclinata, due top set, sempre rematore bilanciere con un top set, sempre stacchi con un altro top set. Quindi i sistemi vengono richiamati per non farli assopire, però lo stimolo si evolve. Quindi dal 50 e 50 qui c'è un 75-25 a favore dello stimolo metabolico. E volendo ancora di più dedicarmi a questo, via. Push hyper, pull hyper, lower hyper e una sessione dedicata ai punti deboli, dove lo stimolo ormai è virato totalmente sul metabolico, però abbiamo qualche top set qui e lì che ci ricorda che la forza ci serve e bisogna mantenerla. Quale potrebbe essere un'evoluzione di questo programma? Il primo protocollo che vi ho fatto vedere. Continuiamo dando input metabolici per un medio lungo periodo, arriviamo a un certo punto in cui i livelli di forza si abbassano, le nostre prestazioni cominciano a decrescere, per un natural la forza è importante e altrettanto importante non considerare forza solo 1 o 5 ripetizioni panca piana, squat e stacco, e si ritorna a questa, oppure si fa il percorso inverso, ritorno a questo e alla fine vado in transizione sul primo protocollo. Cosa ne dite? A me piacerebbe, ecco, un po' di interazione. Quando sono con gli studenti chiedo sempre cosa ne pensate. Purtroppo voi non potete rispondermi, ma la cosa che mi preme di più è quella di essere stato per l'appunto chiaro. So che, oddio, non è un full day of eating, non è un unboxing, però mi auguro che per i pochissimi interessati sia stato un video interessante. Poi ci sposteremo su quello delle 5 split a settimana. Ma ho fatto una capoccia che non finisce più. Mi auguro, ecco, di essermi fatto perdonare. Vi abbraccio forte, forte, forte e ci vediamo in un prossimo video.